Ciao Melon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Rieccoci con un nuovo tutorial sugli incantesimi e con la precisione di incantesimi di successo. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo, proprio come oggi. La prima cosa che ti chiedo di fare riguardo gli incantesimi di successo, e ti suggerisco di fare, è di definire bene ciò che vuoi raggiungere. Ti deve essere ben chiaro in testa ciò che vuoi raggiungere, ciò che vuoi ottenere, il più chiaro possibile. Quindi, per esempio, potresti dire: voglio diventare un imprenditore di successo entro 3 anni e guadagnare tot soldi così da essere felice e realizzato. Per farci un esempio, un'altra cosa che dovresti imparare a fare è di lasciare andare ogni cosa, lasciare andare gli eventi, lasciarti guidare dagli eventi, dai cambiamenti, accettare i cambiamenti. Magari se vedi che le cose stanno andando male, accettale, perché magari ti servono per portarti al raggiungimento del tuo scopo, del tuo obiettivo. Quindi lascia andare, accogli tutto. Tutto ciò che ti capita nella vita, tu accoglila, perché probabilmente magari ti spingeranno verso la realizzazione del tuo obiettivo, e accogli a braccia aperte tutti i cambiamenti, sia positivi che negativi, perché i negativi serviranno per farti imparare qualcosa, i positivi serviranno per renderti ancora più forte, più brillante. Così la stessa cosa anche i negativi, anche se ti faranno soffrire, però servirebbero per farti imparare molte più cose, per apprendere molte più cose, per rinforzarti nei momenti ancora più difficili. Quindi mi raccomando, è la prima cosa, anzi la seconda cosa che dovresti imparare a fare, e che io ci devo ancora lavorare, per essere tanto sincera con te, è una cosa che devo imparare anch'io a fare e ci sto lavorando. Pian pianino, magari fai meditazione, potrebbe esserti utile. Ti consiglio Petit Babu, che c'è proprio la lezioncina adatta a imparare a lasciare andare. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare è di creare una lista di pregi e difetti di te stesso. Cosa vuoi ottenere dalla tua vita, cosa vuoi cambiare dalla tua vita, cosa vuoi invece tenere nella tua vita, e lo stesso cosa vuoi invece ottenere di te stesso. Quindi fai i pregi e difetti di te stesso, i pregi e difetti della tua vita, così da avere ben chiaro cosa vuoi eliminare e cosa invece vuoi tenere. E ti suggerisco anche di scrivere come vorresti essere, che tipo di persona vuoi essere. Quindi ti fai la lista della persona che sei in questo momento e poi ti fai la lista della persona che vuoi essere, che vuoi raggiungere, e la versione migliore di te stesso. Così poi da valutare i vari cambiamenti nell'arco del tempo, del trascorrere del tempo. Cosa puoi fare per dare più potere all'incantesimo di base che ti avevo fatto vedere qualche tutorial fa? Che se non hai visto te lo lascio qua. Fa anche rima. Fai l'incantesimo di giovedì e di domenica per il successo, per apparire al meglio e per avere più fortuna. E mentre di sabato, se vuoi lavorare sugli affari, sul lavoro e sulla stabilità. Ovviamente, come ti avevo già suggerito, tieni conto delle varie fasi lunari, e quindi luna calante se vuoi sbarazzarti di blocchi e di ostacoli, e luna crescente se vuoi far germogliare, far crescere, prosperare, attirare sempre più successo per un tuo nuovo progetto, e luna nuova per i nuovi progetti e nuovi inizi. E tieni conto dei segni zodiacali, quindi utilizzare i simboli dei segni zodiacali della Vergine, del Capricorno e del Leone, e far riferimento a questi segni zodiacali, quindi al Sole o alla Luna sotto l'influenza del segno della Vergine, del Capricorno o del Leone. Quindi puoi fare il tuo incantesimo
verso agosto, verso settembre e verso dicembre, gennaio. Di simboli puoi utilizzare sia questi dei segni zodiacali che ti ho appena detto, ma anche quelli dei pianeti del Sole, di Giove, di Marte, di Urano e Nettuno. Di colori utilizza il giallo, l'arancione e oro. Di rune ti suggerisco di utilizzare Sowilo per avere successo in tutti i campi. Mentre se vuoi integrare successivamente altri materiali, puoi utilizzare l'olio essenziale di cannella, di cedro e patchouli. Mentre di fiori puoi utilizzare girasole, tulipano, calendula e tiglio. Mentre di erbe puoi utilizzare l'alloro, il basilico, la menta, la cannella e lo zenzero. Mentre di pietre puoi utilizzare l'agata, la corniola, il topazio e l'onice. E quindi anche qui puoi utilizzarli l'olio essenziale, puoi utilizzarlo per lasciare una goccia sul fogliettino dove scrivi l'incantesimo, lasciare una goccia da ungere la candela o nel sacchettino di mojo o anche nel fai da te con le candele. Le erbe e i fiori puoi utilizzarli per gli infusi o appunto da mettere nel sacchettino di mojo o nelle candele fai da te assieme all'olio essenziale, mentre i cristalli puoi utilizzarli a modo di talismano o di amuleto e quindi indossarli per agevolare il tuo intento e il tuo obiettivo. Mi raccomando, per realizzare incantesimi di successo, anche qui non intracciare il libero arbitrio di nessun altro, non nuocere nessuno e soprattutto scrivi affermazioni in positivo, come ti avevo già anticipato nel terzo video tutorial, quello base, per fare incantesimi base, e quindi cerca di essere più preciso possibile, più positivo possibile e al tempo presente. Quindi per esempio, voglio attirare il lavoro perfetto per me che mi rende felice, voglio ottenere un aumento al mio lavoro o robe di questo tipo, sempre all'affermazione al positivo e al presente. Anche questo tutorial è finito, spero di essere stata chiara e spero di esserti stata utile. In caso ovviamente di dubbi, non ti è chiaro qualcosa o hai degli interrogativi che ti sono sorti vedendo questo video, ti ricordo di non farti problemi a lasciare un commento sotto, a scrivermi sotto, perché io sono molto grata e felice e onorata di aiutarti laddove posso, perché mi rende davvero, sono qui apposta, se no non sarei qui. Quindi non farti problemi, non essere timido, non mordo mica, quindi lascia, se hai bisogno, un commento sotto. Ti ringrazio di cuore di sostenere il mio canale iscrivendoti o condividendo il video, vedendo il video, lasciando un like o se ti va un commento. E ringrazio di cuore a tutti gli iscritti e tutti i nuovi iscritti, benvenuti nel clan Mellin, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. E io ti auguro una magica e delfica e prosperosa giornata. Ciao Mellon e alla prossima!